Ciao a tutti. La soluzione migliore che si può adottare per provare a migliorare la situazione generale è elevarsi e raggiungere i massimi livelli di illuminazione per poi radicarvisi e portarli nel quotidiano. E quindi puntare non solo all'illuminazione, ma anche alla massima umanizzazione. E ora che si capisca in che realtà siamo dal punto di vista ontologico, la struttura della realtà qual è? Allora, ve lo rispiego brevemente. Noi siamo l'infinito. Siamo lo schermo trasparente nel quale appare il mondo. Il nostro corpo e il mondo circostante sono contenuti nello schermo, non sono ciò che contengono la coscienza. Ma sono suoi contenuti. La coscienza non è tra l'altro umana. La coscienza è innanzitutto il manifestarsi delle cose, il loro apparire. Il corpo, il mondo, la nostra personalità, l'io empirico, eccetera, sono contenuti, sono interpretazioni che appaiono in questa esperienza. Tutti i momenti della realtà sono eterni. La realtà è come se fosse un film, una pellicola cosmica, dove il passato, il presente e il futuro coesistono, ma in modo determinato. Tutti i fotogrammi sono eterni. Ed è eterno anche il loro incominciante apparire, anche il loro cessante apparire, e anche il passaggio da un momento all'altro. Sono tutti momenti eterni. Che nella prospettiva della coscienza infinita appaiono tutti insieme, ma nella nostra prospettiva appaiono processualmente e apparendo, e quindi apparendo in modo finito, determinano la persuasione nichilista. Tutto il mondo della nostra esperienza umana, quindi tutto l'universo, il piano della nostra esperienza, è chiamato da Severino Terra isolata. Ed è un piano infinito, una dimensione infinita, composta da infiniti strati, ma è un punto rispetto a tutto ciò che esiste di ulteriore. La nostra dimensione, cioè la dimensione che appare adesso, è solo una delle infinite. La realtà è una totalità di infiniti infiniti. E perché? Da dove viene fuori tutto questo? Allora, dal punto di vista teoretico-razionale, questo segue dal fatto che tutto è eterno. E il fatto che tutto è eterno segue necessariamente dall'impossibilità del contrario. Perché qualunque ipotesi non affermi l'eternità di ogni cosa, di ogni momento, di ogni aspetto positivo della realtà, propone un'ipotesi e non un'evidenza autonegandosi. E allora non è semplicemente avere a che fare con ipotesi contraddittorie, ma addirittura autonegandosi, che assumono tutte la struttura originaria e quindi l'opposizione universale del positivo e del negativo, ma poi non ne rispettano le implicazioni, finendo in autonegazione. Allora, da questa base fondamentale che è autoevidente, cioè che ogni cosa è quel che è, ogni significato è ciò che è, e quindi ogni cosa è un'identità che si distingue da tutte le altre, segue incontrovertibilmente che tutto è eterno, perché se qualcosa si annullasse, si producesse o si trasformasse, qualcosa diventerebbe altro da sé. Qualcosa si annullerebbe, qualcosa si produrrebbe. La trasformazione, in qualunque modo la si concepisca, implica il diventare impossibile altro da sé, di qualcosa, e implica l'ipostatizzazione del nulla, che da semplice significato che denota l'impossibile,
cioè l'esistenza di un nulla di fatto, sarebbe invece trasposto nella realtà, perché se nel divenire non si assumesse questo, cioè che esiste anche una forma di nulla, di non essere, non potrebbe nulla smettere di esistere e di essere, tutto dovrebbe permanere eternamente. Il divenire, quindi, è un'ipotesi, non un fatto, che deve assumere, tra le altre cose, che il nulla sia uno stato come l'esistenza, ma è uno stato impossibile per una marea di motivi. Io ho fatto decine di video, centinaia, varie live di dibattito e playlist dove ho spiegato tutte queste cose. Allora, il divenire, siccome è totalmente autonegante, sì, non è possibile. Noi siamo nella persuasione nichilista. Il mondo non è una realtà fisica, non è un mondo fisico quello in cui ci troviamo. Attenzione, sembra che sia fisico, ma non lo è. Che vuol dire? Non che non sia materiale. Il tavolo è duro, le mani sono tangibili, ma che cosa sono i tavoli, le mani, le sedie, le cose? Che sono? Direi innanzitutto di iniziare a stabilire cosa non sono. Allora, questi contenuti che noi direttamente esperiamo a livello sensibile non sono oggetti fisici, non sono oggetti unitari, non sono fenomeni, ma sono contenuti sensibili di natura mentale. Anche questo l'ho spiegato in varie playlist, vi invito a guardarle. E questi contenuti sono un assemblaggio di qualità sensibili, primarie e secondarie. In poche parole, sono un aggregato di colori, forme, esperienze tattili, gustative, eccetera, che congiunte insieme costituiscono la rappresentazione fisica delle cose e del mondo. Anche il nostro corpo direttamente esperito e vissuto in prima persona non è innanzitutto un presunto corpo fisico, ma è innanzitutto questo aggregato di qualità sensibili mentali. Ognuno sperimenta il suo mondo fatto di questi contenuti, non solo sensibili, ma anche coscienziali, quindi di pensieri, emozioni, sentimenti. Ognuno è il suo mondo, è il suo campo coscienziale. Sicuramente il mondo al di fuori dei nostri campi coscienziali non è colorato, esteso, tangibile, eccetera. Lo è, ma solo dentro i nostri campi coscienziali, non fuori. Fuori non può avere colori, forme, estensioni, non può essere ciò che ospiti movimenti sensibili, che sia strutturato in uno spazio-tempo e sia esteso, perché tutte queste qualità non possono esistere in forma particolare e concreta al di fuori di una prospettiva sensibile. Quindi, per esistere in questo modo, tutto l'universo al di fuori delle nostre coscienze dovrebbe risiedere in una coscienza infinita che lo osservi da tutte le angolazioni. L'ontologia di Severino in parte dice questo, dice che oltre la nostra coscienza eterna ma finita, vi è una coscienza infinita. Ma non che osservi un mondo fisico, cioè che la realtà in poche parole sia un insieme di immagini tridimensionali, che nelle nostre coscienze sono veramente estese, colorate e tangibili. Ovvero la nostra coscienza non è un epifenomeno del cervello e non è circoscritta alla testa, ma è diffusa in tutto il flusso di eventi che noi esperiamo. È la sede, è la struttura, è il substrato dello spazio-tempo della nostra esperienza. Quindi ogni coscienza è uno spazio-tempo, potremmo dire. La realtà esiste solo, si fa per dire, come coscienza e i suoi contenuti. Quindi
contenuti che eternamente sono ciò che sono. Allora qui riprendo l'esempio celebre di Severino della legna che brucia. Quando si ha a che fare con questo evento, si crede che la legna bruci e bruciando diventi cenere. No, non è evidente, perché non appare che la legna in T1 sia la stessa in T2, che inizia ad avere delle fiamme addosso, fino ad arrivare a T1000, dove non è più legna ma cenere. Non appare questo. Appare solo una sequenza di diversi momenti che si succedono in rapida sequenza e che costituiscono la persuasione che si tratti di una trasformazione. Ma di per sé ognuno dei momenti che appare è un momento a sé. Non è separato dagli altri, anzi è totalmente congiunto, ma non è gli altri. La legna che appare in T1 non è la stessa in T2, sono due diverse configurazioni ed è solo un'interpretazione scambiata per evidenza, l'idea che ci fa credere che la configurazione totale della realtà in T1 sia la stessa in T2 che si è modificata un po' e così via. No, questa è solo un'interpretazione, non c'è alcuna evidenza che la realtà in T1 sia la stessa in T2 che ha cambiato qualcosa, no? O appunto che la realtà sia in un solo spazio-tempo per tutti gli istanti e non che invece sia costituita da tanti spazi-tempi quanti sono gli istanti dell'esperienza. E allora, siccome il divenire e la trasformazione sono solo concetti, non evidenze. E per giunta Severino ha mostrato che sono ipotesi e interpretazioni autonegantesi, quindi completamente impossibili e assurde. Segue non solo che è possibile, ma che è necessario interpretare in modo diverso la variazione delle configurazioni che appaiono. Si noti, non solo pensare che tutti i momenti sono eterni giustifica perfettamente l'esperienza che abbiamo della legna che arde e di tutti gli altri fenomeni, che in realtà non sono fenomeni a quel punto, sono solo eterni momenti che noi interpretiamo come fenomeni, ma non lo sono. Non solo, dicevo, interpretare in questo modo fornisce una spiegazione completamente conforme all'esperienza, perché è equivalente all'interpretazione nichilista da questo punto di vista, ma ha l'infinito vantaggio di non autocontraddirsi e di seguire per necessità da una base incontrovertibile. Perché la struttura originaria, Severino si è impegnato a mostrare che non è un'ipotesi, ma è la struttura base della realtà, è la struttura base del pensiero ed è implicitamente assunta da tutti, in tutte le prospettive, in tutte le discipline, anche in tutte quelle forme di obiezione autonegantesi che pensano di poter negare questo fatto, ma nel tentativo di negarlo lo affermano implicitamente. Ora, una volta fatta questa breve, brevissima, perché brevissima sintesi, di riepilogo, voglio anche rispiegare perché il mondo ci appare come se fosse fisico. Non perché sia una specie di illusione, ma perché il tratto di realtà che appare nella nostra esperienza umana è la Terra isolata. È proprio questo insieme di fotogrammi che da sempre contiene tutti i pensieri, le interpretazioni, i modi di intendere la realtà, di tipo nichilista. Cioè, questa esperienza, questa parte della realtà è fatta apposta, è da sempre, originariamente così. Noi dobbiamo, lo ripeto, entrare dentro questa ontologia per capire cosa dica. Dice, per necessità, che la realtà è un film cosmico già stabilito, potremmo dire, ma non perché ci sia un regista che ha voluto farla così, ma perché la realtà è così e basta da sempre. È quel che è da sempre. È l'eterno gioire del tutto, che
che contiene anche questo punto infinitesimale che è la Terra isolata, che però in realtà comunque è una dimensione infinita. È un punto rispetto al resto. Questo punto rappresenta il contrasto tra la verità e l'errore. Tra la verità che tutto è eterno e noi siamo infinitamente di più dell'essere umano e delle idee che ci siamo fatti sulla vita e sulla realtà. E appunto l'errore che è la persuasione nichilista, secondo cui noi ci troviamo in un mondo esterno dalla coscienza, indipendente dalla coscienza, diveniente, manipolabile, eccetera. La tecnica è la massima forma di persuasione nichilista. Il corpo, perché se è vero tutto questo, nella Terra isolata appare la persuasione di essere solo un corpo che interagisce con un presunto ambiente esterno. Perché il corpo è simbolicamente la prima forma di persuasione nichilista, della volontà di potenza. Perché viene inteso come mezzo per poter interagire con l'ambiente esterno e modificarlo. E poi nel suo massimo sviluppo la tecnica ha gli strumenti poi più avanzati per permettere alla persuasione nichilista di credere di poter manipolare in modo più sofisticato e diciamo profondo la realtà. La forma ancora più elevata di persuasione nichilista, l'idea che con la meditazione si possa fare questo. Cioè che il rapporto tra mente e mondo sia così grande da permettere alla mente di determinare con stati di illuminazione elevati gli scenari esteriori. Un indizio di questo ci è stato dato anche in ambito scientifico. Dico indizio, non dico per forza prova, dico indizio. Dall'esperimento che è stato fatto sull'effetto Maharishi Mahesh, cioè il fatto che un gruppo di individui negli anni 70 abbia meditato per far diminuire i crimini in certe aree del mondo, in certi paesi, e in quelle aree, nonostante a livello nazionale stessero salendo, nelle città dove loro meditavano, il crimine stava invece scendendo. Ora, ci sono vari modi di giustificare da un punto di vista razionale questo fenomeno. Io ho fatto anche una serie di video dove ho analizzato varie prospettive, partendo da quella più lontana rispetto all'ontologia di Severino, fino ad arrivare a quella severiniana. Allora, anche se noi non ci trovassimo in una struttura corrispondente a quella dell'ontologia severiniana, sarebbe comunque in una visione nichilista molto più plausibile parlare di panpsichismo e di cosmopsichismo rispetto all'intendere la realtà come corrispondente al materialismo ontologico classico e al realismo. Perché nella prospettiva nichilista l'hard problem della coscienza rimarrà per sempre irrisolto. Ci sarà sempre quel salto ingiustificato dal piano dei processi materiali cerebrali al piano della coscienza. Ci sarà un gap incolmabile. È un salto che non può avere gradualità, non ci può essere un stadio intermedio dove processi materiali che sono ancora ritenuti privi di coscienza, poi siano concatenati gli stati di coscienza attraverso degli stati che siano un po' coscienti e un po' quindi contenitori o veicoli di coscienza e un po' no. La coscienza è come una lampadina, è l'apparire dei contenuti, è il loro manifestarsi coscienziale. O è accesa o è spenta, non ci sono vie di mezzo. Attenzione a non co a confondere i contenuti di cui la coscienza è cosciente, dalla coscienza in quanto tale. È vero che non può esserci coscienza se non c'è alcun contenuto di alcun tipo di cui essere coscienti. Ma questo non vuol dire che la coscienza sia i suoi contenuti. La coscienza comunque è altro dai suoi contenuti, seppur è inseparabile da essi. Come
il fatto che le luci sono inseparabili dalle ombre, non ci possono essere ombre senza una fonte di luce e viceversa. Perché sono aspetti complementari. Non ci può essere il caldo senza freddo, ma e così via, ma questo è il dualismo classico. Non, perché tutto è collegato a tutto. La realtà è una struttura complessa ma unitaria. Tutta connessa in modo necessario e secondo nessi immutabili, razionali. Teniamo a mente questo perché cosa succede? La realtà. Dicevo, la coscienza, l'apparire, sono come luce, sono come una lampadina che si accende, che in realtà è sempre accesa. E non può esserci una coscienza a metà. Non bisogna pensare che quando una persona è distratta, magari è poco cosciente, quando invece è più attenta, è più cosciente. La coscienza c'è sempre, indipendentemente dal grado di attenzione che ha verso dei contenuti piuttosto che verso altri. Ok? Quando poi uno dorme di sonno profondo, non si deve presupporre che, ammesso non ci siano sogni di alcun tipo, ci sia un tempo vuoto nel campo coscienziale del sognatore. Perché non bisogna presupporre che ci sia uno spazio-tempo assoluto, esterno dalle nostre coscienze, e che quindi ci sia un tempo che scorre unico per tutti. Per un osservatore esterno, rispetto al sognatore, magari passano delle ore mentre lui dorme. Ma nel suo campo coscienziale, se dorme di sonno profondo, non passa nessun momento. L'istante dell'addormentamento e dello sprofondare, tra virgolette, nel sonno profondo e l'istante del risvegliarsi sono uniti, coincidono. Semplicemente l'istante in cui si addormenta è un istante di enorme relax e l'istante del risveglio è un istante dove non appare la memoria, diciamo, di quello che sarebbe successo nelle 4, 5, 6 ore di sonno profondo e il senso di relax, di rigenerazione. Se l'intera realtà fisica è una rappresentazione, se fosse solo una rappresentazione, non bisognerebbe stupirsi di quello che ho appena detto. Non sto dicendo che non esistano tutti i contenuti immediati della nostra esperienza, che ci rappresentano costantemente l'idea di un mondo fisico perfetto, rigoroso e regolare. Sto dicendo che per avere questa esperienza coerente, unitaria, condivisa, non è necessario che la realtà fisica esista. Fisicamente è sufficiente che esista come rappresentazione coscienziale, come idea generale all'interno della coscienza infinita, un'idea razionale che è eterna, non è qualcosa di arbitrario, di creato da una soggettività. È così ed è immutabile e include tutti i fotogrammi, potremmo dire, tutte le immagini tridimensionali che la rappresentano nella sua forma particolare. E per giustificare qualunque evento e fenomeno, non solo non è necessario il concetto di causa fisica, ma è addirittura ciò che esclude a un livello profondo e implicito qualunque connessione necessaria. E l'ho già spiegato in altri video. Io qui sotto metterò in descrizione tutti i video necessari per capire fino in fondo quello che sto dicendo. Questo video è solo un input per approfondire qualcosa di incommensurabilmente più grande di quello che si può credere. E quindi è fondamentale, per evitare equivoci, fraintendimenti di quello che sto dicendo, vedere quei video. Quei video non sono solo una semplice integrazione, sono necessari e fondamentali per capire bene quello che sto dicendo. Quindi, per piacere, chi vede questo video lo invito a guardare anche quegli altri video, altrimenti questo discorso rischia di essere frainteso.
Solo che siccome non posso ogni volta rispiegare centinaia di ore di video in un singolo video, sono costretto a rimandare a quei video. Quindi non fermatevi a questo video, questo è solo l'input iniziale, è solo l'inizio. Questa non è neanche una virgola infinitesimale degli approfondimenti infiniti che si devono e si possono fare a tal proposito. Allora, dicevo, per avviarmi alla conclusione del video, qualche altro minuto. Sostenere che la causa non esiste non vuol dire negare la connessione necessaria tra gli eventi e che ogni volta che avviene il cosiddetto fenomeno A, segua poi B. Il fatto che ogni volta che avviene A, poi segue B, non implica che A causi B, ma solo che A e B siano connessi in modo necessario e in modo costante. Ovvero, per giustificare questo è sufficiente il concetto di regolarità fenomenica. In poche parole, le leggi della natura sono innanzitutto le leggi che descrivono l'ordine dei fenomeni. E l'ordine dei fenomeni è innanzitutto l'ordine delle immagini tridimensionali coscienziali che appaiono in noi e rappresentano il funzionamento della realtà fisica. Allora, tenendo a mente questo, non si sta negando l'infinita complessità del sapere scientifico a nessun livello e si riconosce l'enorme complessità e articolatezza delle questioni legate al rapporto mente-cervello, dal punto di vista neurologico, neuroscientifico, eccetera, eccetera. Ma sì, vuole solo dire che per avere questa infinita molteplicità di contenuti che ci rappresentano questo rapporto, non è necessario che esista fisicamente il cervello, il mondo, il corpo, gli atomi e le particelle che li costituirebbero, ma che esistano queste immagini materiali, coscienziali, che appaiono nel nostro schermo coscienziale e che ci rappresentano questa molteplicità oggettiva, perché poi noi non possiamo modificarla. E lo ripeto, è una struttura oggettiva, razionale ed eterna. Quindi la realtà è come se fosse totalmente fisica. Solo che non esiste fisicamente, solo che il motivo vero per cui appare come se fosse fisica non è perché è fisica. E la causa non esiste, non nel senso che non c'è una connessione significativa tra gli eventi, ma che quella connessione non causa gli eventi. Perché? Se tutto è eterno, la causa è originaria, corriginaria con l'effetto e quindi non lo produce. È in un rapporto di significanza, di relazione simbolica, significativa, ma non di produzione. Il concetto di produzione implica che qualcosa non esista. Ora io non approfondisco più di tanto qui perché ho fatto anche proprio dei video sul concetto di causa. Quel che qui basta ricordare che il sapere scientifico è perfettamente integrato nell'ontologia di Severino, e anzi, questa ontologia è l'unico modo per non negare il fondamento del sapere scientifico, che invece è clamorosamente negato proprio dalla prospettiva nichilista e in generale da qualunque prospettiva non severiniana. Paradosso. Ora, arriviamo al problema della meditazione. Ora, se noi non possiamo causare nulla, se tutto è già determinato, se la struttura della realtà è immutabile, non solo noi non possiamo fare nulla in realtà, cioè ogni azione in realtà è una scena oggettiva che segue leggi immutabili, ma non è determinata da una nostra azione volontaria. Anche la nostra volontà è un insieme di momenti eterni. Che quindi non possiamo decidere di fare altro in realtà, secondo questa ontologia. Ma questo non vuol dire che non esista una connessione significativa tra gli stati mentali e gli scenari che appaiono nel mondo. Anzi, se la realtà non è fisica
E noi siamo dei cerchi del destino, quindi degli schermi di coscienza dove appare questa esperienza. Se tutto è eterno, tutto è significativo, non esiste il caso, non esiste l'insignificanza, persino il concetto di nulla come pura insignificanza significa la pura insignificanza. Se le cose stanno così, non è un caso che in ogni cerchio del destino appaia proprio un flusso di eventi e non un altro. Quindi, ogni cerchio del destino che è detto per sintassi è collegato da sempre a un flusso di eventi che è detto iposintassi, in modo significativo, in modo tale che l'iposintassi rispecchi sempre la struttura della persintassi del cerchio. Ma non solo questo vale tra persintassi e iposintassi, ma anche dentro l'iposintassi. Dentro, allora, nella persintassi c'è la pura coscienza, noi siamo questo schermo dell'apparire. Nell'iposintassi ci sono tutti i contenuti, gli stati mentali, pensieri, emozioni, sensazioni, sentimenti, eccetera, e gli stati esteriori. Gli eventi, le cose, il mondo, per come poi sono interpretati nichilisticamente. In realtà, sia gli stati mentali che gli stati esteriori sono stati interni coscienziali. Ma appunto non perché si voglia ridurre il mondo a una fantasia della coscienza, ma si sta dicendo che il mondo è un film oggettivo, film è una metafora. E che i contenuti della coscienza, nello stato di veglia, sono infinitamente di più di quello che si crede. Quindi non è che si stia riducendo il mondo a una fantasia, ma si sta innalzando il contenuto della coscienza a realtà. È tutto al contrario. Quindi non si sta sminuendo la realtà, si sta riconoscendo il valore infinito della coscienza, assoluto, totale. E questo non vuol dire poi, tra l'altro, mettere tutto sullo stesso piano, perché i contenuti della fantasia appaiono sempre diversi da quelli della realtà. Per un insieme di motivi, l'aveva già spiegato Berkeley. La fantasia quando appare, appare solo a chi la sperimenta. Faccio un esempio banale. Allora, la realtà oggettiva, empirica, è tale perché tanti cerchi del destino esperiscono lo stesso insieme di configurazioni, o meglio, simile. Ma se io penso al grande puffo, per esempio, o a Babbo Natale, lo penso, cioè appare solo in me, nel mio cerchio del destino, in quel dato momento, quel pensiero, non appare pure negli altri. E comunque quel pensiero non è direttamente in rapporto con l'albero empirico. In realtà a un livello indiretto tutto è collegato a tutto. Ma a un livello strettamente, diciamo, empirico, quel pensiero non interagisce direttamente con quella configurazione che interpretiamo come albero. Cioè non è come un uccello che può fare il nido nell'albero, o una motosega che può tagliare un ramo dell'albero. Quel pensiero non inter... cioè è in un altro ambito, appaiono tutti come contenuti coscienziali, ma non vuol dire che i contenuti della fantasia e dell'immaginazione siano esistenti come lo sono i contenuti esterni, diciamo, all'ambito della fantasia. Quindi riconoscere che la realtà è coscienziale non vuol dire mettere tutto sullo stesso piano. Ma significa riconoscere che, pur esistendo in modi diversi, tutti i contenuti in ultima analisi sono di natura coscienziale. Io meglio di questo non so riassumere questa enorme complessità di argomenti. Però qui è fondamentale capire questo, per arrivare proprio a una conclusione. Allora, dicevo, nell'iposintassi gli stati mentali, gli stati esteriori sono collegati necessariamente, in modo significativo. Non possono essere collegati a casaccio, perché altrimenti ciò andrebbe contro
la necessaria eternità di tutte le cose. Questo significa che a stati mentali qualsiasi corrispondono scenari esteriori ben specifici. E quindi stati mentali di elevata beatitudine devono corrispondere per forza alle migliori configurazioni possibili del mondo esteriore. Siccome l'effetto Maharishi Mahesh è un grande indizio di questo, ma io ho fiducia in questo per motivi ancora più cogenti, come appunto le implicazioni che vengono fuori dalla struttura originaria indicata da Severino. Invito chiunque già addentrato in campo spirituale e meditativo e che già ha sperimentato stati di elevata beatitudine e illuminazione a meditare con l'obiettivo di manifestare scenari positivi per se stessi e per gli altri. Perché se il mondo non è fisico, è l'unico modo per provare a determinare scenari migliori. È come un videogame, ma non perché voglia banalizzare la realtà, attenzione, è solo un esempio. Nei videogiochi noi non possiamo modificare gli scenari toccando lo schermo. Dobbiamo usare il joypad o la tastiera. Quindi il gioco non è una realtà fisica, è un insieme di fotogrammi che sono coordinati, collegati, diciamo, da una struttura programmata che entra in interazione con i comandi. Ora, ogni comando, ogni combinazione di tasti determina una certa sequenza di fotogrammi piuttosto che un'altra. Ora, se è vera l'ontologia di Severino e tralasciamo l'ipotesi di universi paralleli, cioè di realtà parallele per ogni livello di esistenza, e pensiamo anche solo che lo scenario sia unico in ogni livello, segue comunque che se appare uno stato di beatitudine, deve apparire uno scenario conforme a quello stato di beatitudine. Allora io vi consiglio di guardare alcune piccole dirette che ho fatto dove ho proposto alcune sequenze meditative. Poi, se tante persone che non meditano ancora si aprissero a questa pratica meditativa, il mondo secondo me ne gioverebbe. E credo anche che sia destino arrivare a capire tutto questo, perché è tutto totalmente razionale. È venuto fuori da questa analisi teoretica rigorosa l'enorme inconsistenza delle prospettive avverse, della prospettiva nichilista, materialista della realtà. Quindi non è un discorso mistico irrazionale, ma al contrario, è profondamente razionale, infinitamente più razionale della prospettiva avversa, che è stato creduto fosse l'unica razionale, invece è venuto fuori che è quella più irrazionale di tutte, è quella più infondata e autonegantesi. Allora proviamo, proviamo, perché mal che vada, chi si apre a questo percorso meditativo e di elevazione e di umanizzazione, migliora almeno la sua vita. Almeno in qualche aspetto, almeno nel rapporto con se stesso e con gli altri, questo è sicuro. E ben che vada, bingo! Abbiamo risolto gran parte dei problemi, non tutti, ma abbiamo iniziato a creare i presupposti per un'umanità migliore, per scenari e configurazioni del mondo migliori. Lo ripeto, se siamo in questa struttura così prospettata, non si muove una foglia se non ci sono gli stati mentali corrispondenti. Quindi non c'è scelta. Se è vero quello che è stato detto, l'unico modo per sperare che si manifestino scenari migliori è indurre gli stati mentali corrispondenti a quelle configurazioni. Poi, se lo scenario è unico, non ci sono realtà parallele,
Dobbiamo sperare che ci siano gli stati di beatitudine corrispondenti agli scenari positivi. Il fatto è che noi da questo momento attuale non lo sappiamo cosa ci riservi il futuro, cosa esista già nell'apparire infinito e che è destinato ad apparire in noi. Ma siccome non possiamo estraniarci da questo flusso di eventi, che sono la nostra realtà, la nostra vita, siamo noi, e tanto vale agire come se... No, come se agire in vista del migliore scenario possibile, senza, come si dice, precludersi a priori una possibilità. Noi proviamo, mal che vada, abbiamo fatto un'esperienza che in qualcosa ci migliora a livello interiore. Ben che vada, abbiamo fatto bingo, perché abbiamo iniziato il primo passo, non dico che dopo si viva in un paradiso, ma abbiamo iniziato il primo passo per un cambiamento interiore senza precedenti. E tra l'altro, questa triste e negativa situazione del Covid-19 a livello mondiale purtroppo è quello che è. Ma cerchiamo almeno di sfruttare il tempo che diciamo ha rallentato questa condizione, il tempo professionale, lavorativo e di varie altre faccende quotidiane, collettive, eccetera. Approfittiamone per lavorare su noi stessi per manifestare un'umanità migliore. Perché comunque non è che prima di questa triste vicenda il mondo fosse rosa e fiori, il mondo per certi aspetti era un disastro a livello collettivo, a livello globale. E non è che io lo dica riferendomi alla vita personale privata, di cui sono anche felice. Il problema non è mio egoistico personale, io parlo in generale della collettività umana, a livello mondiale. Troppi problemi, troppe situazioni irrisolte, che derivano tutte fanno capo, non per semplificare, ma tutte fanno capo a una comune matrice che è l'inconsapevolezza generale della realtà di dove ci troviamo. E attenzione, che se ci troviamo in questa struttura della realtà, qualunque buon intento non avrà mai buon fine se non è allineato a livello spirituale. Quindi questo è il discorso più concreto, a mio avviso, che si possa fare, ma lo sarebbe anche se non ci trovassimo in una struttura di fotogrammi eterni, perché anche se non ci trovassimo in questa struttura, che possiamo agire nel migliore dei modi se i nostri stati mentali sono allineati, è qualcosa che vale anche se esistessimo in una realtà fisica. Il cervello, in quel caso, sarebbe un organo fisico che davvero produrrebbe la coscienza, gli stati mentali, eccetera, eccetera. Ma anche in quel caso è sicuro che le migliori soluzioni, le migliori iniziative, le migliori idee e il loro miglior svolgimento, la loro migliore attuazione potrebbe avvenire solo se il cervello e la mente sono allineate nel giusto assetto interiore. Quindi questo è un discorso enormemente pratico, persino se dal punto di vista ontologico la realtà non corrispondesse a quello che ho detto. Figuriamoci se corrisponde, e a mio avviso corrisponde, a quello che ho detto. Grazie a tutti. Lo ripeto ancora una volta, guardate tutti i video e le playlist perché questo discorso da solo può essere frainteso ed equivocato, anche sul rapporto mente-cervello. Io non sto dicendo che il mondo non funzioni come se questo rapporto non fosse costante e permanente, no, lo riconosco, ma sto solo dicendo che il motivo, la causa di questo rapporto costante non è quello che viene ricondotto all'ipotesi di un mondo fisico dove ci sarebbe un cervello fisico che andrebbe a causare la coscienza. Il mondo si comporta
eternamente, stabilmente, immutabilmente, oggettivamente è così, nessuno potrà mai modificare, neanche con le meditazioni, questo rapporto di necessità tra i contenuti interpretati come mente e i contenuti interpretati come cervello. Però non perché il mondo sia fisico, ma perché è la Terra isolata. Ed è necessario che sia per sempre così, ma che al contempo sia oltrepassata. Oltrepassata vuol dire non negata, nel senso di annullata. Vuol dire che appare come errore. Un errore che però rimarrà per sempre, come trasceso, ma rimarrà. La realtà di questo piano continuerà per sempre a funzionare secondo questi nessi, che sono immutabili. Ma non perché c'è un mondo fisico che li determini, attenzione, ma perché c'è una struttura coscienziale immutabile che in questo tratto è per sempre così e non potrà mai diventare altro da sé. L'unica cosa che è destino che accada è che sia oltrepassata e trascesa questa interpretazione del mondo, non le sue leggi. E tra l'altro questo oltrepassamento è già eternamente avvenuto nell'apparire infinito. Grazie per l'attenzione e buona vita a tutti.